Buongiorno cari amici, sono Fiorella, ovvero Astra Signora. Allora, cari amici, oggi vogliamo approfondire in modo più semplice il capitolo 15 di Matteo. Dico in parole semplici perché ve lo voglio spiegare appunto in modo così che tutti voi potete capirlo meglio. Vedete che a un certo punto i farisei e i scribi accusano il Signore dicendo: guarda cosa fanno i tuoi discepoli, si cibano delle tue parole ma non sono senza colpa. Vedete perché dicono? Perché loro prendono, non si lavano le mani quando prendono il cibo? Ecco. Volevano appunto dire questo. Loro si cibano delle tue parole, del tuo insegnamento, ma non sono puliti, ovvero non sono senza peccato. A che lui risponde: perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre. E inoltre, chi maledice il padre e la madre si è messo a morte. Ecco, come ho già spiegato in altre registrazioni, ma lo ripeto, onore il padre e la madre non è rivolto ai nostri genitori terreni, ma ai genitori celesti, perché il padre e la madre significa giustizia e verità. Dio è giusto, Dio è vero. Certo, se avessero dovuto spiegarci la giustizia e la verità, sarebbero andati contro il loro credo, perché il loro credo è fatto di menzogna. Ovvio, per ovvi motivi, che sotto gli occhi di tutti non avrebbero potuto fare la bella vita. Non avrebbero potuto essere così viziosi, non avrebbero potuto occupare posti nelle prime file, essere adorati dalle creature, perché questo amano loro, lo si vede, è sotto gli occhi di tutti, perché loro hanno usato la parola di Dio per i loro sporchi comodi. È vero, cari amici, come già ho spiegato altre volte, tutto deve essere, tutto è disegno di Dio. Fin adesso il popolo era così ignorante che aveva bisogno di un freno. È vero anche che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. E loro, il loro errore l'hanno protratto per troppo tempo, cari amici. Ora il demonio si è insidiato così talmente prepotentemente e potentemente in Vaticano che è ora di sradicarlo. Capite? Quando salgono sul pulpito, nonché vivono alle spalle dei poveri e di coloro che tribolano tutto il giorno, nonché fanno la bella vita alle nostre spalle, ci incolpano dei tutti peggiori reati, come se loro fossero esente dai peggiori dei reati, la menzogna, lo sfruttamento. Già, cari amici, vedete perché dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Già, loro sono uomini. E insegnano le loro dottrine, ovvero l'egoismo più acuto,
ha sede nel clero, perché sfruttando la parola di Dio, sfruttando l'ignoranza del popolo e di tutti coloro che in buona fede hanno creduto in loro, si sono scavati la fossa da soli. Sentite quando questo passo a un certo punto dice: sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata da mio Padre Celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci questa parabola. Ed egli rispose: anche voi siete ancora senza intelletto? Vedete, cari amici, Pietro è il clero, è la Chiesa di Roma. Vedete che non hanno capito niente? Hanno sempre, e mi ripeto, sfruttato la buona fede o no di certe persone, perché a tanti ha fatto comodo avere il Vaticano come lavanderia dei soldi sporchi. A chi ha fatto comodo? Ai ladri? Ai prepotenti? Ai truffatori? Ai sfruttatori? Ecco, da lì è passata la peggior specie, cari amici. Nel Vaticano hanno trovato la più grande lavanderia del denaro sporco. È vero, amici, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Ora Dio ha detto basta, stop. Ora si sono scavati la fossa da soli. Avete sentito che quando il cieco segue un altro cieco, cadono nel fosso oppure nella fossa. È ora che devono morire certe persone. Sapete cosa ha significato, cosa significa morire, vero? Morte, ovvero cambiamento. Ma il cambiamento nella morte è qualcosa che scuote profondamente la coscienza, che mette paura. Perché se voi guardate la parola morte, se la invertite, dice tremo. Ora, coloro che hanno seguito gli stolti, i ladri, i truffatori, coscientemente devono tremare. È arrivato il loro momento, cari amici. È arrivato il giudizio di Dio. A coloro che sono in buona fede dico: allontanatevi da loro. Non siate loro complici, se non altro questo. Avete sentito quando il passo dice: chiunque dice al padre o alla madre, ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ecco, amici, sapete cosa hanno fatto? Invece di insegnarci, guardate, che le vostre sofferenze provengono dai vostri errori e nessuno può far niente per voi, neanche Dio, perché Dio ci ama e ci vuole insegnare: ciò che tu fai a te sarà fatto, perché così non debba perseverare la creatura nell'errore. Quando raccogli quella sofferenza che hai seminato, allora ti accorgi quanto è grande quella sofferenza, quanto ti tocca. Questa è la miglior scuola che Dio poteva dare alla creatura. Questa è giustizia, è la vera giustizia,
è la vera verità. A troppi hanno fatto credere le tue sofferenze offrile a Dio, come se Dio volesse la sofferenza. No, cari amici, Dio vuole la gioia di ognuno di noi. E la gioia, la pace, la giustizia, la si conquista nel quotidiano vivere, nelle quotidiane fatiche, nel quotidiano essere giusti e veri. Ecco, attraverso il pane quotidiano, ovvero le fatiche, gli stenti, le sofferenze, le lotte, si arriva alla fede, alla pace, ovvero tutto ciò che hai seminato raccogli. Se non hai seminato la giustizia, non la raccoglierai. Se non hai seminato la pace, non la raccoglierai. Se non hai seminato la verità, non la raccoglierai. Perché preghi? Pensi veramente che Dio sia corrotto? Pensi che tu lo possa corrompere? No, cari amici, non invocate nessuno, nei vostri cari, scusate, nei vostri cari trapassati, né santi, né Dio, perché nessuno vi potrà sostenere, nel senso, nessuno vi potrà dare ciò che voi non avete fatto. Dio non ha bisogno, scusate, di intermediari. Non ha bisogno di santi, di intercezioni. Anzi, non le vuole proprio, cari amici. Perché così, se così fosse, sarebbe ingiusto. Allora chi ha i santi in paradiso, quelli hanno i sconti. Gli altri che non pensano a Dio, ma lavorano per Dio, in modo onesto, sincero, quelli non hanno sconti. No, cari amici, è esattamente il contrario. Non a caso si dice, ciò che tu fai a te sarà fatto, come semini raccogli, ama il prossimo come te stesso. Non fare agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a te. Quante volte predicate o dite queste parole? Ma ne siete consapevoli, amici? Perché se così è, se siete consapevoli di ciò che dite, capite da soli che il clero ha finito i suoi giorni. Corvi maledetti, imbroglioni, ladri, bastardi della parola di Dio. Bertone, Ratzinger e tutti quelli come te. È inutile che manomettete il mio sito. A me non arriverete mai. Perché mi sono guadagnata la fede attraverso i stenti, attraverso la fatica quotidiana, attraverso le molteplici tribolazioni, umiliazioni. Ora so che Dio è qui e voi non mi fate paura. Bastardi, ancora pensate di manomettere? È finito il vostro tempo. È finito. Preparatevi la vostra fossa. A coloro che sono in buona fede, amici, fate il vostro dovere. Siate onesti e veritieri e non avrete bisogno di nessuno. Grazie. Approfondite, amici. Vi parlo dal cuore. Ascoltate, ascoltatevi, riflettete, alla prossima.